un'esperienza di primissimo livello e comunque anche gli allievi hanno risposto molto bene, li vedevo molto molto attenti a tutti i consigli, ho lavorato bene, devo dire. Sono stati ragazzi di diverso livello, alcuni erano magari a un livello propedeutico, altri che stanno già frequentando il livello più alto al conservatorio, quindi ho potuto scambiare opinioni di ogni genere con questi allievi eterogenei, diciamo. E fortunatamente io, avendo questa passione proprio per la didattica, per l'insegnamento, riesco anche a trovare consigli anche per pianisti che sono in erba, diciamo, ecco, non mi faccio mai problemi. So che alcuni maestri, per esempio, pretendono solo di ascoltare i pianisti che si vogliono perfezionare. Io invece, se posso, do anche consigli a chi è in erba, senza problemi, ecco. Confronto è indispensabile. Io mi confronto ancora con tantissimi miei colleghi, amici. Lo scambio di opinioni è indispensabile per crescere. Quando c'è la stima reciproca non può fare altro che bene. Io stimo tantissimo il maestro Angelo Guido, che conosco da molti anni. Il fatto che mi abbia affidato dei suoi talentuosi allievi non può riempirmi che di orgoglio, ecco, ma perché è una persona che, oltre ad essere competente, è anche molto intelligente e comprende che ci possono essere anche vedute diverse che possono far crescere i propri allievi, no? Quindi questa possessività di alcuni insegnanti non portano da nessuna parte, ecco, ci vuole questa intelligenza. Seguire la passione che hanno dentro, perché spesso ci sono ragazzi che hanno la musica dentro e che grida di uscire, ma poi la soffocano perché pensano alle mille difficoltà che ci possono essere nel cammino musicale. È indubbio che ci siano tantissime difficoltà in questo mondo, però reprimere questa voglia di fare musica è quasi un omicidio, per dirla forte. Bisogna invece incoraggiare i ragazzi a fare estrinsecare proprio la loro esigenza di fare musica, perché si parla di esigenza. Molti dicono che la musica non conta niente perché non produce. Al mondo non bisogna solo produrre, al mondo bisogna anche far vivere la propria anima, questa dovrebbe essere la prima cosa. Certo, dopo, se uno dice il guadagno con la musica, vabbè, allora però ci sono molti modi poi di intraprendere una carriera con la musica. Ci sono quelli che sono più portati per il concertismo, ci sono quelli che sono più portati per la didattica, certi che rimarranno sempre magari in altri modi attaccati alla musica, però l'importante è continuare a rimanere nell'ambito in cui ci si sente affini, ecco, perché poi ho conosciuto persone che si sono allontanate dalla musica e si sono come inaridite, non sentivano più di essere nel ramo che gli si competeva, insomma. Comunque, ecco, questo è quello che penso.